San Marino e Bologna tornano in campo per gara 5 dell'Italian Baseball Series con la situazione sul 2-2 e già nella parte alta del primo inning San Marino mette in difficoltà il partente bolognese Matteo Bocchi, prima Pulsetti colpito, poi base ball per Avagnina, entrambi avanzano sul lancio pazzo di Bocchi, poi Angulo batte questa rimbalzata sulla terza base, Elder prova a eliminare Pulsetti che invece torna sulla terza e allora è una battuta in scelta difesa quella di Angulo, le basi sono piene, poi tocca a Michael Caceres che mette a segno questo potente doppio all'esterno sinistro e ripulisce le basi, porta a casa 3 punti perché sia Pulsetti che Avagnina che Angulo segnano, il San Marino si porta avanti 3-0 dopo il primo mezzo inning di questa gara 5. Poi Caceres si fa eliminare in modo banale fra la seconda e la terza, ma cambia poco, il Bologna prova a reagire, c'è questa lunga battuta da parte di Alexander Russo che scavalca Federico Celli, Grimaldo che valuta male la traiettoria della palla, si ferma in seconda base, il Bologna non ne approfitta e lascerà i corridori sulla prima e sulla seconda. Il San Marino allunga nella parte alta della terza ripresa, un inning che si apre con il doppio di Federico Celli, molto bravo a correre rapidamente e a raggiungere su questa battuta la seconda base, complice anche l'incertezza all'esterno centro di Lorenzo Doboletta, poi tocca ad Oscar Angulo che batte questa palla sulla terza base, l'errore di Eugene Elder permette a Celli di raggiungere la terza base e poi Michael Caceres porta a casa un altro punto, il quarto della sua partita con questo singolo al centro che permette a Federico Celli di segnare il punto del 4-0 San Marino. Poi dopo lo strikeout di Giovanni Garbella c'è Mattia Reginato che si presenta nel box di battuta e con questo potente fuoricampo all'esterno centro permette a San Marino di allungare ancora il punteggio, diventa 7-0 a favore dei Titani quando siamo soltanto alla terza ripresa di questa quinta gara della serie. Reginato con questa battuta mette fine alla partita di Matteo Bocchi sostituito da Mattias Zotti e a dare il benvenuto in partita Mattias Zotti ci pensa il catcher del San Marino Giulio Monello che mette a segno questo doppio all'esterno sinistro con la palla che colpisce la recinzione. Monello si ferma in seconda base e segnerà il punto sulla battuta di Lorenzo Avagnina, un singolo a sinistra che porta il San Marino addirittura sull'8-0. La palla cade davanti all'esterno sinistro del Bologna, Alexander Russo, Monello segna, il vantaggio del San Marino è 8-0, viene eliminato in terza base di Fabio, ma il vantaggio del San Marino sembra incolmabile, in realtà non è così perché nella parte bassa del terzo comincia la rimonta della Fortitudo Bologna, c'è il doppio da parte di Lorenzo Doboletta che porta a casa il primo punto, quello dell'8-1 e poi Randolph Otuber con questo singolo a sinistra permette proprio a Doboletta di segnare, la Fortitudo inizia la sua rimonta segnando 2 punti nella parte bassa del terzo e la parte bassa della quarta ripresa, quella in cui la partita cambia completamente volto perché Lorenzo Doboletta mette a segno questo doppio che permette a 2 punti di entrare e peraltro Doboletta si infortuna correndo verso la seconda base, un infortunio dovuto alle condizioni meteo al freddo dello stadio Gianni Falchi, deve abbandonare la partita e la serie. Doboletta vittima di uno strappo e sostituito come pinch runner da Filippo Agretti, poi tocca a Eugene Elder che batte questa palla al centro, palla che rimbalza davanti a Federico Celli e arriva ancora un punto per Bologna, continua la rimonta della Fortitudo che poi verrà completata poco prima della sospensione per pioggia perché come vedete comincia a piovere in modo copioso durante la parte bassa della quarta ripresa, base ball con le basi piene presa da Riccardo Bertossi e punto dell'8-6 dentro per Bologna, poi Nicolo Loardi fino a quel momento a secco di valide nella Italian Baseball Series, anche lui può battere con le basi piene e approfitta della chance, in pedana c'è Di Raffaele che subisce questo singolo a destra, 2 punti a segno e incredibile rimonta del Bologna che si completa da 8-0 a 8-5. In questo momento gli arbitri decidono per la sospensione e scoppiano le proteste da parte del San Marino, c'è confusione anche sul fatto se Di Raffaele sia stato sostituito oppure no, protesta Mario Chiarini, protesta anche il general manager del San Marino Mauro Mazzotti, la gara viene sospesa con 2 out e corridori in prima e terza base per il Bologna, gara che viene rinviata nella parte che manca al giorno dopo e allora si torna in campo 24 ore dopo la prima parte di gara 5 per completare la partita, corridori in prima terza, Nicola Garbella in pedana per il San Marino, palla mancata dal catcher Giulio Monello e Riccardo Bertossi segna il punto che dà al
Bologna il primo vantaggio, 9 punti consecutivi e 9 a 8 il punteggio a favore della Fortitudo, una Fortitudo che non si ferma perché nella parte bassa del sesto mette a segno altri 2 punti, il primo lo porta a casa proprio Riccardo Bertossi con questo singolo ed è vantaggio per Bologna che aumenta e diventa 10 a 8. E poi c'è l'avanzamento di Bertossi che ruba la seconda e sull'errore di Monello può arrivare addirittura in terza base per poi essere spinto a casa dal doppio di Nicola Loardi che insieme a Bertossi, insieme a Crepaldi che lancia 2 ottime riprese, insieme ad Alex Bassani è il volto di questa grande vittoria in rimonta della Fortitudo. La lunga battuta di Loardi vale l'11-8 per Bologna e poi tocca ad Alex Bassani in pedana chiudere la partita. L'ultimo out è quello di Vincent Tarens, subentrato come pinch hitter, Bassani lo mette in strike out e Bologna chiude la partita, vince un 18 e si porta avanti 3-2 nell'Italian Baseball Series.